Permettimi di raccontare un ricordo personale. Era agli inizi del mio matrimonio. Avevo passato tanti di quei guai, di tutti i tipi. Alla fine ero talmente esausto che ho deciso di farla finita, di liberarmi da questi problemi e basta. La mattina presto, era buio. Mi sono alzato, ho preso la corda e l'ho messa dietro la macchina per andare a farla finita per sempre, per andare a suicidarmi. Me ne sono andato. Ero dalle parti di mia nel 60. C'era una piantagione di gelso vicino alla nostra casa. Era buio. Ho gettato la corda varie volte, ma ogni volta non si agganciava. Ho tirato la corda una volta, niente. Ho tirato una seconda volta, niente. Alla terza sono salito sull'albero. Sono salito e l'ho legata. E lì ho sentito una cosa sulla mano, un gelso. E che gelso? Dolcissimo. Il primo l'ho mangiato, ho mangiato pure il secondo e poi ho mangiato anche il terzo. A un certo punto ho visto il cielo che si stava schiarendo, il sole era sorto sopra la montagna. Che bel sole, che vista, quanto verde. A quel punto ho sentito le voci dei ragazzi. I ragazzi andavano a scuola. Quando hanno visto che io mangiavo i gelsi, hanno detto: scuoti l'albero. Io ho scosso il ramo e loro hanno mangiato. Loro mangiavano e io ero contento. Poi ho scelto un po' di gelsi, li ho raccolti in una foglia e mi sono presentato a casa con quel regalo. Mia moglie non si era ancora alzata. Ne ho dati un po' anche a lei. Anche lei li ha mangiati, anche lei li ha gustati. Ero andato a suicidarmi e sono ritornato con i gelsi. Capito? Mi ha salvato un gelso. Un gelso.